Nel video di oggi, affronteremo un tema triste e toccante: la recente e improvvisa scomparsa di una figura amata e rispettata nel mondo della Rai e della televisione italiana. Prima di entrare nei dettagli, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime notizie. Amedeo Gianfrotta, noto regista di programmi come Reazione a Catena e Agora Weekend, è venuto a mancare improvvisamente all'età di 59 anni, lasciando una moglie e due figlie. Originario di Casalnuovo di Napoli, Gianfrotta aveva iniziato la sua carriera nelle televisioni private, per poi approdare alla Rai dove si era fatto apprezzare per la sua professionalità e cortesia. Il dolore per la sua scomparsa è stato espresso da molti suoi colleghi e amici. Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, ha condiviso su Instagram un messaggio commovente. Amedeo è entrato nelle vostre case discretamente, raccontando accadimenti di studi TV attraverso i suoi occhi di regista. Adesso che non c'è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. Riposa in pace. Anche la giornalista Daniela Scotto ha ricordato Gianfrotta con affetto. Non posso crederci, un'altra notizia che mi distrugge. In questo nostro orrido mondo di sarcastici, la tua ironia era invece unica. Una persona dolce e rassicurante per me, che era sempre bello ritrovare. Fianco a fianco abbiamo costruito tante belle puntate di Reazione a Catena. Ci hai insegnato la calma e la gentilezza. Non ti dimenticherò. Riposa in pace. Gianfrotta era molto apprezzato per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro. Sempre aggiornato sugli ultimi standard tecnologici, si assicurava che le produzioni fossero di alta qualità. La Rai ha rilasciato una nota esprimendo il cordoglio di tutti i colleghi del centro di produzione di Napoli, sottolineando la sua cortesia e il suo sorriso. Il direttore del CPTV di Napoli e tutti i suoi dipendenti hanno inviato le loro condoglianze alla famiglia, ricordando Amedeo come una persona di grande professionalità e carattere gentile. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, ha colpito profondamente tutto il mondo Rai, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei familiari, amici e colleghi. Oltre ai suoi lavori per Reazione a Catena e Agora Weekend, Gianfrotta aveva lavorato per altri importanti programmi come Cook e aveva curato le regie per le visite del Presidente della Repubblica per Rai Quirinale. E tu, cosa ne pensi del lavoro svolto da Gianfrotta? Faccelo sapere nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per restare aggiornato sulle ultime notizie e i prossimi video.